maggioranze parlamentari, come scrivere, come articolare e una legge ordinaria che abbia i meccanismi delle maggioranze parlamentari ordinari, lo dico ovviamente con riferimento alla proposta dei colleghi Dieni, 40 ed altri sulla richiesta di una maggioranza assoluta da parte di entrambe le Camere. Per questo, Presidente, noi esprimeremo voto contrario a questi emendamenti, come già annunciato, ma perché pensiamo che non sia coerente con la proposta che noi facciamo, cioè quella di un ricorso ad una legge ordinaria, indicare delle misure supplettive di garanzia su questa legge ordinaria. Così come confermo, Presidente, che è del tutto incoerente con il testo della sentenza costituzionale 1/2014 affermare per l'ennesima volta, ai fini di una propaganda politica, che questo Parlamento non sia legittimato a legiferare. La ringrazio, Renatore Fiano. Allora, chiede di intervenire il relatore in minoranza Toninelli, prego. Sì, Presidente, per suo tramite intervengo su quanto appena affermato dal collega Fiano in relazione alla sentenza numero 1/2014 che sanciva l'incostituzionalità di alcuni pezzi più importanti della legge elettorale cosiddetta Porcellum. Il collega Fiano confonde il principio di continuità dello Stato e degli organi costituzionali con il principio della politicamente illegittimo che è conseguente a quella sentenza. Perché dico politicamente illegittimo? Perché dico che innanzitutto è impensabile in un mondo normale, in un paese normale, ma evidentemente questo non è un paese normale, che un Parlamento, la cui maggioranza è composta per una gran parte, per una buona parte di deputati eletti con una legge dichiarata incostituzionale, cosa fa? Invece di timidamente rimanere seduta e fare lo stretto ordinario, si alza boriosamente e dice: oibò, ho una bellissima maggioranza, chi se ne frega se è incostituzionale? Facciamo una cosa, siccome ce l'abbiamo la sfruttiamo e modifichiamo tutte le regole democratiche più importanti, la legge elettorale e la Costituzione. Chi se ne fotte se la nostra maggioranza è una maggioranza numericamente, ripeto, numericamente incostituzionale, e chi se ne fotte lo facciamo, poi chi si vedrà vedrà, e facciamo un'altra legge, il cosiddetto Italicum, che ha gli stessi principi di incostituzionale, e chi se ne fotte, tanto sarà eventualmente un'altra legislatura a dover valutare un'altra sentenza di incostituzionalità della Corte. Questo è il quadretto dell'Italia, paese totalmente anormale, tutto attaccato, anormale. La ringrazio. Deputato San Nicandro, prego. Mi scuso con i colleghi se ripeterò quanto già detto dal collega Toninelli. In effetti la sentenza conclude dicendo che il Parlamento può rimanere in piedi, ma solo appunto in omaggio al principio della continuità dello Stato. E come dire, siete stati eletti in modo illegittimo. La legge è illegittima, però non si può creare un vuoto istituzionale. Questa è la semplice spiegazione che è nel testo proprio della sentenza numero 1 del 2014. Tornando poi all'emendamento, noi che cosa proponiamo? Che la futura legge,